Buongiorno Napoli, oggi è mercoledì 17 settembre, le previsioni meteo dicono che ci sono 24 gradi e il 50% di umidità in città. Sarà sereno e come potete vedere la giornata è un po' grigia a causa della foschia. Passiamo ai titoli del quotidiano Roma Oggi in Edicola. Il titolo di apertura è Clan Lo Russo, KO, 31 arresti. L'argomento è approfondito nei primi piani, pagina 2, 3, 4 e 5, con gli articoli di Luigi Sannino, Fabio Postiglioni e Luigi Nicolosi. In alto, a sinistra, c'è Dalla sanità a Roma per rapine di Rolex, nuove accuse per tre. L'articolo a pagina 13 è di Giovanni Cosmo. A destra troviamo Killer di Secondigliano sparano, due colpi contro un circolo. Della vicenda ce ne parla Luigi Nicolosi con l'articolo a pagina 12. Di spalla troviamo dall'alto verso il basso Scampia, De Stefano arrestato. Il suo migliore amico gli salvò la vita durante un agguato. Ce ne parla Luigi Sannino a pagina 14. Poi a seguire c'è Federico II, barra in ferro cade mentre c'è lezione, studentessa sfiorata. L'articolo è di Gaspare Bruno a pagina 11 e ci racconta la vicenda accaduta alle aule A del complesso di Monte Sant'Angelo. Poi c'è La sentenza, la Cassazione, a casa di Cosentino, politici e casalesi, deve restare in cella. L'articolo è di Pietro Piras a pagina 6. Sempre di spalla, scontro coi sindacati, sanità privata in guerra, tra 10 giorni stoppa le prestazioni gratuite. Sulla vicenda ce ne parla Mario Pepe a pagina 7. Sotto troviamo, sbarcano 15.000 croceristi, i commercianti, chi li ha visti? Sull'arrivo al porto dell'Oasis of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, ce ne parla Claudia Sparavigna con l'articolo a pagina 8. Infine lo sport, a pagina 15, c'è l'articolo di Salvatore Cagliazza, che fa il punto della situazione sul Napoli in vista della partita di Europa League di domani sera. Era l'ultimo titolo per oggi. Prima di lasciarvi, ricordate che le notizie dell'area metropolitana le trovate su Il Giornale di Napoli, supplemento del Roma, Oggi in Edicola. Arrivederci a domani con la rassegna stampa del quotidiano Roma. Vivi la tua città, informandoti. Leggi il quotidiano Roma, Oggi in Edicola. O su internet all'indirizzo www.elroma.net.